Napoli, direzione Sapri. Mamma mia, che bello, è verde, verdissima. Dobbiamo andare là. Oggi i panorami si buttano, eh? Quanta maestosità! Mamma mia, che bello, è verde, verdissima. Carino, niente male davvero. Ah, ecco, giustamente c'è la gente che fa il bagno. Perfetto. Mamma mia, bello, bello davvero. E quindi Castellabate, dove è stato girato Benvenuti al Sud. Che al di fuori di ogni aspettativa il posto è veramente uno spettacolo, veramente uno spettacolo. A few moments later. Bene, dopo questa piccola sosta sul lungomare saliamo su a Castellabate, dove è stato girato Benvenuti al Sud, e il posto è davvero davvero incantevole. Guardate, fanno una viva! Sì! Hi. Benissimo, siamo ripartiti dopo la sosta a Castellabate, adesso siamo in direzione nord, quindi verso nord abbiamo praticamente Salerno. Ecco, come presupponevo, dobbiamo andare là. Oh, si sente un odorino di allevamento fantastico, bello, oh, apre proprio i polmoni. Provata benzina. E abbiamo appena ripreso ufficialmente una bella serie di curve. Territorio tra Salerno e Avellino, non so dove siamo esattamente. E adesso ci guardiamo queste due curvette. Ah, ho capito, quindi sono tutte così qua. Benissimo. Tornantini maledetti. Un po' quanti tornantini, porca miseria. Ancora, ma serio? Settimo tornante, cos'è, una pista? Capito
sempre dove siamo. Albanella, Atena Scalo, ah bene, bene. Siamo vicino a Atena. Qua mi sa che ci divertiamo. Oggi mi sa proprio di sì. No? Castel San Lorenzo. Comunque abbiamo talmente tanti di quei posti belli in Italia, cioè paesini sperduti, inimmaginabili, così belli. Abbiamo una diversità di panorami, di territorio, di biodiversità allucinante. È proprio vero che il nostro è il paese più bello del mondo. Insertone. E noi inseriamo. Mamma mia. Intanto guardate queste dolci curve da pennellare delicatamente. A few moments later. Quanta maestosità! Mi ricorda un po' i paesaggi di Campo Imperatore. Spettacolare, spettacolare Basilicata. Galleria. Che dei borghetti, quindi abbiamo praticamente attraversato il Parco Nazionale del Cilento, di cui io non sapevo nemmeno l'esistenza, da buon ignorante in geografia. Bambino, si emoziona! Spero che abbiate apprezzato. Ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.